Spam! Io sono Jaser e in questo video vi parlerò di ovvietà. Esiste la parola ovvietà? Cerco su Google. Intanto la musichetta di attesa. Tu 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 tu. La nostra connessione lenta. Vabbè, facciamo che la parola ovvietà esiste. Se non esiste, l'abbiamo inventata in questo momento. Vabbè, qualche giorno fa ero in accademia e il nostro docente ci ha fatto vedere il film Shining, che tra l'altro ce l'ha fatto vedere in lingua originale. Cioè, vuole che stiamo attenti alle riprese, far vedere tutti i cambi di scena e poi ci fa vedere in inglese, che devo guardare i sottotitoli perché non so l'inglese. Che tra l'altro questa forse è stata la classe a votare, quindi ho la classe deficiente che mi vota il film in lingua originale. Che sai che ti beccano tanti insulti sotto i commenti. Questo, nessuno della mia classe mi segue. Quelli che mi seguono sono no, non per la tua classe, per tutti quelli che diranno: è ovvio che il film in lingua originale è più bello. Sì, concordo che è più bello. Tu dovresti sapere l'inglese. Vabbè, adesso non esageriamo. E quindi metà del film me lo sono perso, non ho capito nulla di quello che sta succedendo. Ma vabbè, la storia è: in pratica, qualche giorno fa ero a lezione e il nostro docente, ovvietà, è arrivato nel frattempo. Esiste. Ce l'ha fatto vedere però con i suoi commenti, spiegandoci alcune scene, e fin qui tutto va bene. Se soltanto non fosse che i suoi commenti erano ovvi. Proprio di quei commenti che ti voglia di dirgli: sì, ma grazie al ca***o. Ragazzi, questa è una scena in esterno. Grazie, non c'ero arrivato, grazie. Ecco ragazzi, qua l'inquadratura segue il personaggio. Ma dai, l'avrei mai detto. A tal proposito, ho ripensato, ma soprattutto ho fatto attenzione a tutte quelle volte che ci capita di riscontrare delle ovvietà, o delle cose ovvie, diciamo. Per esempio, settimana scorsa sono andato a Gardaland e poco prima di uscire, mia mamma, che sa benissimo quali giostre facciamo normalmente, ha domandato a me e mio fratello: ma voi le montagne russe le fate? No mamma, facciamo il brucomele, i cavallini e la casa di prezzemolo. La parte sopra però, perché quella sotto gira tutto e fa paura. Oppure una cosa di questo tipo che è sicuramente capitata a tutti quanti, almeno una volta. Pronto? Ciao Jaser, sei in casa? No, sono fuori. Che poi, pensandoci bene, molte di queste ovvietà in realtà non esistono nemmeno. Nel senso, una cosa diventa ovvia dopo che l'hai vissuta. Per esempio, se tiro una testata contro il muro mi faccio male. Ah! Se tocco il fuoco mi scotto. Ah, mi sono scottato. Aia! Se mi avvicino a qualcuno sorridendo e basta, senza dire nulla, penserà che sono un idiota. E anche un maniaco, probabilmente. Tutte queste cose, diciamo che per noi sono ovvie perché le abbiamo vissute. Ok, forse l'ultima qualcuno non l'ha vissuta, però vabbè, la conosciamo, sappiamo come andrà a finire. Per un bambino magari di 2 o 3 anni queste cose non sono ovvie. Quindi le ovvietà, diciamo che sono anche un qualcosa di relativo, perché quello che è ovvio per me può non esserlo per te. A tal proposito, io odio quelle persone che ti trattano come se fossi un idiota quando tu non conosci una cosa che per loro è ovvia. Ehi, andiamo a farci uno schnitzel? Ma non dovevamo mica andare a mangiare? Scusa, secondo te cosa ci facciamo con lo schnitzel? Non so che cosa sia uno schnitzel. Schnitzel, che poesia, il miglior pasto che ci sia. È anche vero però che ci sono persone che non perdono mai l'occasione per dire qualcosa di ovvio. Oh, senti come un profumo di griglia. Sì, lo sento, ma non è nostra. Ma secondo me qualcuno sta facendo una griglia. Oh, guarda che qua devi frenare perché c'è uno stop, Lo vedo. Ma che sei in riserva, cioè secondo me ti conviene fare benzina. Ma secondo te? Tu devi fare la benzina quella verde? Sì. Ah, guarda che mi sa che è finita. Ma va? Mi spiace, Oh Luca, va che qua c'è il limite di 50. Quindi non puoi andare a 80 all'ora. Prima di attraversare, guarda a destra e a sinistra se non passano macchine. Se no potrebbero investirti. Attento che se cadi dalle scale ti fai male. Figurati. Oh Luca, ma le palle! Capisco che molto spesso diciamo delle cose ovvie giusto per dire qualcosa, per conversare. Però non sarebbe male se qualche volta ci fermassimo a pensare a quello che stiamo per dire prima di dirlo. Questa è una cosa che io non faccio mai, proprio mai. E infatti un sacco di volte mi capita di dire qualcosa di ovvio. Sai, e per evitare quei momenti di imbarazzo, silenzio totale, dici qualcosa anche di ovvio, giusto per dire qualcosa, per evitare l'imbarazzo. E a me capita sempre di farlo. Un po' con questo video. Facciamo un video, ciao, dove parliamo insieme. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace. Lasciateci, ma parliamo in due, ero capito sui due. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace. Oh mio Dio, qui. Rifacciamo. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace. Scrivetemi con un commento qua sotto qualche aneddoto divertente che vi è capitato a tema ovvietà, oppure cosa ne pensate voi riguardo a questo argomento. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti gli altri miei social dove potete seguirmi, che sono Facebook, Instagram, Ask e Twitter. Condividete questo video ovunque, taggando qualche amico, dici sempre cose ovvie. Potete anche non farlo se non volete, tranquilli. Cos'altro devo dire? Alevandres. E ovviamente alla fine, come in ogni video, non so cos'altro dirvi se non Alevandres.